E anche questa volta Insta360 ha tirato fuori un prodotto innovativo che fa la differenza, che non può essere dato a tutti ma che indubbiamente ti dà un'opportunità in più. E come dico sempre, meglio avere un'opportunità in più e non utilizzarla piuttosto che dovermi accontentare. Questa può sembrare una nuova cam, ma in realtà non è altro che l'ennesimo modulo che può essere integrato nel sistema Insta360 per creare il tuo strumento ideale. Il fulcro infatti è questo fantastico modulo 360 da un pollice realizzato in collaborazione con Leica, che mantiene tutte le compatibilità con i moduli precedenti. Ovviamente ci sono degli aspetti tecnici a tenere in considerazione, ma te li faccio conoscere nel corso di questo video. Ti farò conoscere questa fantastica cam anche dandoti il mio feedback dopo averla utilizzata in vari contesti, ma una cosa te la voglio già anticipare: se ti piaceva la One X2, qui siamo a un livello superiore, veramente di una qualità elevata. La One RS 360 è un sistema modulare composto dal modulo 360 con due sensori da un pollice, il cuore della cam One RS, che è il medesimo modulo One RS che ho già recensito tempo fa, ed un modulo batteria verticale, il tutto tenuto assieme in un case dedicato. Infatti il modulo 360 da un pollice è molto più grande, pesante ed ingombrante del modulo 360 tradizionale. Per questo motivo, nonostante condivida gli stessi connettori degli altri moduli, hanno preferito assicurarlo con un sistema di aggancio dedicato grazie al nuovo case. Il case presenta uno sportellino laterale semi-impermeabile che ti permette di accedere alla presa USB-C, utile per caricare la cam o per scaricare le riprese nel tuo computer. Sulla parte inferiore trovi l'attacco da un quarto di pollice per il selfie stick o per attaccarla ad una piastra tre piedi, e lateralmente hai il pulsante di accensione e quello per l'avvio della registrazione. Visto che il sistema è modulare, prima di farti vedere come si comporta dal lato pratico è giusto far due parole sulla compatibilità dei moduli. Questione batteria: il modulo da un pollice non è compatibile con le vecchie batterie verticali già prodotte da Insta360 perché questo modulo necessita di molta più energia, quindi hanno creato una nuova batteria che ovviamente è retrocompatibile con gli accessori precedenti. Altra cosa da sapere: il modulo da un pollice 360 non può essere montato su delle batterie orizzontali per il semplice fatto che non ci sta il modulo da un pollice. Se ti stai chiedendo se puoi utilizzare il modulo One R vecchio, quello col display della cam precedente, sì, è compatibile, verrà rilasciato un aggiornamento firmware che renderà possibile questo abbinamento, quindi potrai anche acquistare solo il modulo da un pollice 360 con il suo case e batteria ed utilizzare quello vecchio della tua One R senza nessun problema. La cam in mano si presenta solida, ben assemblata, senza alcun gioco, ed il sistema di sicurezza per lo sgancio del modulo 360 è ottimo. Dimensione e pesi si fanno sentire, ma di questo te ne parlerò fra poco. Devo ammettere che lo sportellino che dà accesso all'ingresso USB-C è una delle cose che ho apprezzato di più, e come sai io ho sempre criticato gli sportellini adottati in tutte le precedenti Insta360 perché scomodi e delicati. Questo è perfetto, lo apri, colleghi il cavo e lo richiudi in modo impermeabile. Ho utilizzato questa cam in vari contesti, dai video passando anche per la fotografia, in contesti luminosi difficili, perché lo so, il modulo da un pollice attira molti di voi che vogliono sapere come si comporta in condizioni di scarsa luce. Tuttavia, invece di concentrarmi tanto su quell'aspetto dove il risultato, la qualità si vede ma non è così strepitosa come puoi immaginare, io mi concentrerei di più sulla qualità dell'immagine in condizioni di luce normale, perché lì secondo me si vede proprio una differenza, una qualità maggiore delle riprese di questa cam. La cam arriva ad una risoluzione video 6K, certo spalmate su un'inquadratura 360, ma è pur sempre un 6K con due sensori da un pollice, con delle lenti di qualità elevata che a mio parere spazzano via la resa di qualsiasi cam 360 in commercio. Farò un confronto diretto con la One X2 in un altro video, ma non credo sia necessario prendersi conto di quanto dettaglio e gamma dinamica abbiamo nelle riprese rinquadrate. La resistenza al controluce e soprattutto la capacità di catturare dettagli in condizioni di forte contrasto è su un livello superiore e che denota quanto i sensori da un pollice, assieme al Core RS, riescano a dare una marcia in più nel risultato finale. Nel corso dei test mi sono divertito molto a piazzare la cam con un treppiede in un punto per poi muovermi, avendo la sicurezza di una ripresa estremamente dettagliata, come se ci fosse un cameraman che mi seguiva durante l'escursione. Lo stitching, ovvero la capacità di fondere le riprese della lente anteriore e posteriore in modo invisibile, facendo sparire gli elementi di disturbo come il case e il selfie stick, è notevole. Però è fondamentale che tu mantenga una distanza dal selfie stick all'aggancio di almeno mezzo metro, con un massimo di 2-3 metri. Se rispetti questi parametri usando i loro accessori originali ottieni un risultato spettacolare. È una cam 360, la utilizzerai prevalentemente per fare video, ma con i suoi 21 megapixel anche dal lato foto puoi tirarci fuori qualcosa di veramente interessante. Permette di scattare in RAW DNG, che ti consiglio di utilizzare in modo da poter ottenere la massima qualità possibile. Puoi anche impostare manualmente tutti i parametri di scatto, dove però forse ti serve un corso di fotografia per saperti muovere in modo adeguato. E permette anche di scattare in modalità HDR, anche se tuttavia io preferisco di gran lunga utilizzare la modalità tradizionale, attivando però la funzione Pure Shot, che ti ottimizza al massimo la resa della foto. Ovviamente scattando foto permette anche di realizzare dei time lapse, e che time lapse, considerata la qualità fotografica dei sensori da un pollice. Anche sull'aspetto audio ho riscontrato un salto qualitativo notevole rispetto al sistema tradizionale RS con modulo 4K. Il case 360 dedicato espone infatti i microfoni principali all'ambiente esterno senza alcuna interferenza di alcun tipo. Per i microfoni secondari invece troviamo il case modellato in modo specifico per far raggiungere i suoni e i rumori in modo ideale. Se dal lato audio abbiamo un miglioramento veramente tangibile, però vanno anche accettati dei compromessi. Infatti avere dei microfoni così esposti significa che sono molto più sensibili al rumore del vento eccetera, ma sono dei compromessi che io accetto ben volentieri, perché una cam 360 rende molto di più se ti permette anche di avere un buon audio immersivo. La cam, come ti accennavo prima, è molto più pesante ed anche ingombrante rispetto all'action cam alle quali siamo abituati, o a una One X2. Il modulo 360 da un pollice è molto importante, esposto e necessita di attenzione per non rovinarlo. È certificata IPX3, questo significa che puoi usarla sotto la pioggia leggera e neve, ma non è un prodotto che puoi usare in sport acquatici o per situazioni action spinte. Rimane tuttavia portatile, non è ingombrante e io l'ho portata con me in escursione senza difficoltà, ovviamente con il suo copriobiettivi in silicone. Pensare di utilizzarla come un action cam tradizionale secondo me è sbagliato, devi vedere questa cam sotto un altro punto di vista. È una cam pensata per creare contenuti, per portare le persone all'interno delle tue riprese e coinvolgerle. Ecco, questo è il suo punto di forza, questa è la chiave di utilizzo di questa cam, quella che ho percepito io. Realizzare contenuti dove le persone si sentono immerse nel tuo posto, nel tuo luogo nel quale ti trovi a fare le riprese, con un audio coinvolgente, con una ripresa di alta qualità, con una buona gamma dinamica, perché ti garantisco che è una cam che ha una qualità superiore alle altre, parlando di cam 360. Non è quindi un action cam, ma è una cam per la creazione di contenuti. Ora è venuto il momento di dare i consigli personali per cercare di aiutarti a capire se è la cam che fa per te oppure no. Allora, partiamo dal presupposto che io sono veramente appassionato di questa tipologia di cam. Quello che posso dirti è che se non sei una persona che cerca un action cam per fare riprese d'azione, allora questa cam potrebbe fare proprio al caso tuo, perché ti permette di creare dei contenuti dove coinvolgi le persone, ripeto, con l'audio, con la qualità video che puoi ottenere dal modulo da un pollice 360. È veramente una cam per questo scopo. Se ti stai chiedendo se potevi fare la stessa cosa con la One X2, beh, quella è una cam più indirizzata a un uso action, questa qui invece è una cam dove viene esaltata la qualità video ed audio, quindi da questo punto di vista ti permette di creare dei contenuti molto diversi. Non te la consiglio invece se tu stai cercando un action cam, una cam da portarti in giro, da poter trattare male, da poter utilizzare senza farti problemi delle condizioni atmosferiche, se c'è dell'acqua, se deve finire sott'acqua, se deve prendere delle botte eccetera. In quel senso allora io ti consiglierei piuttosto il sistema tradizionale One RS con modulo da 4K o il modulo 360 che ti danno in dotazione nella Twin Edition, perché questa cam è molto più action, molto più adatta per utilizzi un po' più estremi. Quindi questi sono i due prodotti e secondo me tu devi cercare di capire quale fa il caso tuo, oppure te li prendi entrambi, intanto sai che puoi combinarli, perché il modulo specie il cuore col display è lo stesso, quindi puoi intercambiarlo. E siamo arrivati alla fine anche di questo video. Fammi sapere se ti è piaciuto, vai qui sotto nei commenti e lasciami un feedback e fammi anche le tue domande su cose che vorresti sapere della One RS 360 modulo da un pollice, perché farò anche altri video su questa cam facendo anche dei confronti con la One X2, quindi dai sfogo alla tua tastiera, fammi le tue domande, dammi i tuoi feedback. Ancora una volta ti ringrazio di avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.